Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Il tema di questo video è caldo, si tratta delle pillole per dimagrire. Ma prima di passare a questo argomento, per chi ancora non mi conosce, mi presento. Mi chiamo Maria e faccio la nutrizionista. Se volete essere aggiornati sulle novità che riguardano il mondo dell'alimentazione o se volete semplicemente copiare delle ricettine sfiziose che vi aiutano a mantenere e a controllare il vostro peso, non dovete far altro che iscrivervi subito al mio canale per rimanere sempre aggiornati. Allora, adesso passiamo appunto all'argomento che vi ho annunciato prima, che riguarda le pillole per dimagrire. Spesso durante la nostra pratica clinica, ma anche nella nostra letteratura scientifica, vediamo che una buona parte dei pazienti obesi che hanno perso peso lo recuperano con gli interessi. Questo perché il problema dell'obesità è abbastanza complesso. Infatti, l'obesità e il sovrappeso sono fortemente associati ai DCA, ovvero ai disturbi del comportamento alimentare. Spesso queste persone, dopo aver provato 100.000 diete, dopo aver perso peso, lo recuperano, come ho detto prima, e quindi cercano la soluzione più facile, ovvero la pillolina per dimagrire, che sia un farmaco, che sia un integratore, qualsiasi cosa. Mi capita spesso in studio di sentire questa frase: dottoressa, io ho seguito 100.000 diete, sono dimagrita e poi ho ripreso tanto peso e quindi nessuna dieta ha funzionato. Innanzitutto, se avete perso peso vuol dire che la dieta in effetti ha funzionato. Il problema è il dopo, ovvero come mantenerlo. E lì appunto, siccome si tratta di un disturbo del comportamento alimentare, bisogna gestirlo anche in altri modi. Quindi è spesso richiesto l'aiuto di uno psicoterapeuta per non ricadere negli stessi comportamenti sbagliati. Mi è capitato più volte, penso anche agli altri colleghi, di avere questa richiesta: dottoressa, per favore, mi potrebbe indicare un integratore che mi possa far perdere peso più velocemente o che mi possa aiutare a placare questa fame incontrollabile? E la risposta ovviamente è sempre e sarà sempre di no. Uno, perché non è educativo assolutamente dare la pillolina magica, che comunque non esiste. E seconda cosa, queste pilloline potrebbero avere anche delle controindicazioni molto importanti. Spesso come ingrediente principale si trova la caffeina o altre sostanze comunque termogeniche. Una persona, e soprattutto una persona in sovrappeso, che potrebbe avere tranquillamente problemi di disbiosi, è una cosa molto comune, e quindi avere anche alterazioni di sonno, assumendo queste pastiglie potrebbe sviluppare insonnia importante. Inoltre, queste sostanze provocano palpitazioni, poi arrivano anche delle vampate di calore importanti, come se avessi preso veramente fuoco. Un'altra sostanza che possiamo trovare molto frequentemente in questi integratori è la Garcinia cambogia. Infatti è stato dimostrato più volte nella letteratura scientifica che integratori a base di questa sostanza sono fortemente epatotossici. Che cosa significa questo? Che possono danneggiare il fegato, provocando danni irreversibili e permanenti. Un'altra categoria di integratori è quella che aiuta a placcare, tra virgolette, la fame, che contengono una quantità importante di fibra. La sensazione dopo aver assunto questa tipologia di integratori di solito è un forte gonfiore e senso di pesantezza, come se avessi mangiato un bue. Ha senso sottoporsi a queste torture per poter perdere dei chili? Assolutamente no. E poi, sinceramente, non esistono soluzioni facili. Serve un percorso ben preciso per arrivare lì, con cambio radicale dei comportamenti, dell'alimentazione e acquisizione di educazione alimentare. Se mancano queste due cose,
il dimagrimento non avrà una buona fine e ovviamente, anche se il dimagrimento dovesse in qualche modo essere riuscito, sicuramente il mantenimento no. Quindi per un percorso di dimagrimento barra mantenimento sano dovete affidarvi a dei nutrizionisti competenti e stare alla larga da queste sostanze, ma soprattutto da chi ve le propone. Bene, un altro video è arrivato alla sua fine. Penso e spero veramente che queste informazioni vi siano state utili. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel mi piace e non dimenticate mai di iscrivervi qui al mio canale attivando anche la campanellina per essere sempre e subito aggiornati quando escono i nuovi contenuti. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao!